Ciao ragazze, ecco qui delle nuove review sui prodotti Essence, sulle nuove collezioni. So che la collezione Sun Club Bondi Beach non è uscita in tutta Italia o sta per uscire e quindi diciamo questa è la prima review che vi faccio di quelle nuove. Allora, che prodotti ho preso? Ho comprato questi due eyeliner in gel, questi due qui. Questo è il numero 02 BBC All Night Brown, che è un marrone davvero carino con dei micro glitter che però una volta stesi non si vedono tantissimo, cioè fa quell'effetto bronzato, però non si vedono tantissimo, però è davvero 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 carino. E questi eyeliner devo dire che hanno dei colori, cioè il marrone ok, è portabile, ma questo azzurro qui, che è il numero 03 BBC All Night Blue, è davvero difficile da portare. Io ho provato ad abbinarlo, sta bene con un grigio molto brillantinato, secondo me sta bene, però è da provare perché è un colore un po' particolare, quindi difficile da abbinare. Molto bello a vedersi, ma è un po' difficile da abbinare, almeno per ora non ho trovato molti abbinamenti. Ovviamente vi farò poi magari un tutorial su come abbinarlo più avanti. Comunque questo colore qui, ed è davvero carino. Questi eyeliner sono da 3 ml, dall'apertura non ha conservazione di 6 mesi. Comunque sono molto, molto morbidi, come, più o meno come gli altri eyeliner che sono usciti dalla collezione permanente, ecco. Dopodiché passiamo agli smalti. A me sono piaciuti davvero tanto. Queste colorazioni estive, ora ve le faccio vedere tutte quante insieme, poi una per una. Queste colorazioni estive sono davvero davvero carine. Allora, partiamo in ordine di numero. La 01 BBC Pink Heat, questa qui, è un fucsia accesissimo, un fucsia stratosferico, veramente veramente bello. Cioè dovete veramente provarlo per capire di cosa parlo. È un fucsia acceso acceso proprio. Consiglio due passate di questo qui perché secondo me non copre tanto, però il risultato che ha, e se poi mettete l'effetto matte, il top coat effetto matte, secondo me è una cosa fuori dal comune, è proprio bellissimo. Passiamo al numero 2. Questo azzurro, che tra l'altro non è un azzurro particolare, assomiglia a parecchio ad altri smalti che ho. Quindi è un azzurro 02 BBC Chasing Waves. E è un colore che non è che mi entusiasmi molto, però è carino, mi piace. Un altro colore, questo qua, sempre un azzurro 03 BBC Splash Refresh, ed è stupendo. Questo veramente mi è piaciuto un sacco, ma veramente tanto. Cioè, ragazzi, se lo trovate vi consiglio di prenderlo perché è davvero davvero bello. Proprio sulle unghie, magari in boccettina così non rende, ma sulle unghie è davvero una cosa fantastica. Quindi se lo trovate prendetelo. Il 4 BBC Orange Sunset. Non so se questo è bello, sì, è un bel arancione, molto molto carico, vedete che è carichissimo. Però su di me non lo so, non ce lo vedo tanto. Ho provato a metterlo sia sulle mani che sui piedi, ma non lo so. Forse magari provando con l'effetto matte che lo smorza un pochettino è più portabile, però forse anche perché io ho le unghie abbastanza lunghe, quindi su di me non lo vedo. Magari su chi ha le unghiettine un po' più corte sta meglio. Su di me non mi entusiasma, ecco, però ha un bel colore, molto molto vivo come colore. E infine il 05 BBC Golden Sands, che è questo bronzo che non mi azzarderò a mettere prima di abbronzarmi, anche se la mia abbronzatura sarà veramente terribile perché non mi abbronzo, divento rossa e poi non mi abbronzo. Comunque con l'abbronzatura mi azzarderò a metterlo. Adesso non ci penso minimamente perché sono troppo troppo chiara e sicuramente starebbe male.
è un bel colore comunque, ha molti, molti glitter, molti brillantini, ha questi riflessi dorati, bronzati e dorati che sono davvero carini. Secondo me alle ragazze con la pelle olivastra stanno, davvero bene, però su di me che sono chiara non lo so, proverò e vi farò sapere. E questi smalti contengono 11 ml, quindi comunque ce n'è abbastanza. Comunque devo dire che sono molto molto carini. Oltre a questi prodotti qui nella collezione, mi pare che ci fosse un pennellino d'eyeliner rosso che però non ho trovato, lo struccante che non ho trovato e basta, mi pare. Comunque ragazze, questo è tutto. Questa collezione, se la trovate, prendetela, prendete più pezzi che potete perché è davvero davvero carina, per l'estate è molto molto bella. Spero che esca in tutta Italia e spero di esservi stata utile. Ciao, alla prossima!